Ciao a tutti, bentornati sul canale di Rolling Bears. Oggi parliamo di caschi. Prima di iniziare però vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella degli avvisi e se volete chiacchierare con noi vi consiglio di scrivere al nostro Instagram e perché no anche di seguirci. Ritornando a noi, i caschi da mountain bike sono una protezione fondamentale per praticare questa disciplina e ne esistono tantissime tipologie, dai caschi da downhill, ai caschi con la mentoniera estraibile, ai classici caschi aperti slash jet e ai caschi full face leggeri da enduro. Da qualche anno a questa parte però avrete notato che su tanti caschi c'è presente la dicitura MIPS. Che cos'è il MIPS? Semplicemente è un sistema che permette alla testa di ruotare dentro il casco. Quando si acquista un casco c'è sempre stato detto che deve essere avvolgente, quindi calzare molto bene in maniera aderente ma non premere, e allo stesso tempo va allacciato in maniera tale che non si muova. Ciò non è che non vale, vale sempre. Quello che si è notato è che appunto quando si sbatte con la testa di solito non sono impatti diretti, dritti, sono spesso trasversali e quindi si innescano i movimenti rotatori. Questi movimenti causano tantissimi traumi cranici e tantissimi ematomi cerebrali, di conseguenza molti rischi. Quindi cosa è stato fatto? Si è pensato, introduciamo una possibilità di movimento, introduciamo qualcosa che permetta di ruotare la testa all'interno del casco in maniera controllata. In questo modo riusciamo ad assorbire parte di questa energia, parte di energia che quindi non riceviamo noi. Un pochettino come per chi fa parkour fare la capriola quando si atterra da un grosso salto. Il MIPS è composto da un foglio in materiale plastico a basso coefficiente d'attrito interposto tra le imbottiture e la calotta in polistirolo e permette un movimento rotazionale di circa 10-15 mm. C'è da dire che quando un'azienda adotta il sistema MIPS deve comunque riprogettare tutto il casco, cioè non può prendere il MIPS, schiaffarlo dentro, metterci le imbottiture e ciao. Deve un attimo ripensarlo. Per questo motivo è anche impossibile comprare un casco non dotato di sistema MIPS e cercare di installarlo successivamente perché non può montare, non ce la si fa. Il successo della tecnologia MIPS dipende da tre fattori. In primo luogo ha un'efficacia dimostrata in tantissimi test indipendenti. In secondo luogo il peso è ridotto intorno ai 20 grammi e al contempo per le aziende costa relativamente poco installarlo all'interno dei loro prodotti. Infatti tantissime aziende hanno iniziato a utilizzare il sistema MIPS nei loro caschi e attualmente sono centinaia, ma non solo nella mountain bike, anche nel motorsport e in tantissime altre discipline dove si utilizzano i caschi. La tecnologia MIPS però non è l'unica ad adempiere a questo scopo, infatti esistono delle alternative come il sistema 360 Turbine di LEAT. Questo sistema è leggermente diverso, infatti è composto da una serie di tamponi in un materiale tipo foam brevettato da LEAT che appunto permette sia un movimento rotazionale della testa all'interno del casco che fungono da veri e propri ammortizzatori quando c'è un impatto diretto. Entrambi i sistemi però sono inutili senza una calotta di buona qualità e quindi resistente. Infatti fino a qualche anno fa questi qui erano i classici caschi da mountain bike e più o meno questa era la forma e questa era la qualità, quindi una plasticaccia e interni in polistirolo abbastanza pietosi. Se si voleva avere un po' più di sicurezza bisognava passare ai caschi da downhill come questo qua. C'è da dire che però sono molto pesanti e anche molto caldi, quindi in un giro pedalato non sono granché utili. Va detto che attualmente la maggior parte dei caschi da mountain bike in commercio, che siano da downhill o da cross country o da trail, sono con calotte rigide in materiale plastico. Nelle moto invece si utilizza molto spesso la fibra composita, cioè fibra in Kevlar e carbonio oppure fibra in Kevlar e vetro. Questa soluzione è molto superiore perché garantisce un peso contenuto e un'ottima resistenza all'impatto. La mia speranza è che sempre più aziende inizino a produrre caschi in fibra composita a prezzi abbordabili, perché questo tipo di soluzione permette o di fare un casco più sicuro facendo una calotta molto spessa in fibra composita, oppure si può ridurre il materiale garantendo comunque ottime caratteristiche e quindi riducendo il peso. In generale però vale sempre il buon senso. Infatti
sebbene il peso dei caschi stia sempre più diminuendo e siano sempre più areati, e ciò rende molto più confortevole le nostre disavventure pedalate, è buona cosa quando si va in bike park scegliere un casco con l'omologazione da downhill, appunto perché se si cade le velocità sono molto più alte e ci si fa molto più male. In conclusione, non importa tanto la fascia di prezzo, conta di più come è costruito il casco e la tecnologia che adotta. Quindi quando scegliete un casco prestate molto attenzione alle omologazioni e a quello che viene venduto insieme al casco e quindi alla dotazione del casco in sé. Il video termina qui, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi, commentate qui sotto dicendo casco e se volete un attimo discutere su che casco avete, come vi trovate, perché vi trovate con quel tipo di marchio, sezione commenti qui sotto. Ciao e alla prossima! Caschi. Allora, preparati con un bastone, non con tre in mano. E mi dai... Tu hai paura. Un bastone, quello intermedio, quello. Prendilo bene in punta.